sarà la regola del 2000, sarà il carisma di Mastro Lindo a organizzare la fila, e non dovremo vedere niente che non abbiamo veduto già. Qualsiasi tipo di fallimento ha bisogno della sua clac. Un'iniziativa accogliendo il dottor Nicola Gratteri e Antonio Di Caso con un applauso qui da Napoli. Siamo subito il sindaco di Campobasso Antonio Battista che farà gli onori di casa. Prego Antonio. Antonio Di Caso, grazie assai per essere presenti nella città di Campobasso, le forze dell'ordine, signor Questore, tutti quanti voi per la presenza in questa serata. Assolutamente interessante che io mi permetto, oltre a te Michele, di ringraziare la tua associazione e in modo particolare l'AMPI per la sensibilità, la presenza, l'attivismo che si realizza in tutto l'anno e con anche notevoli collaborazioni con la città di Campobasso. Tra qualche giorno, io lo annuncio finalmente, tra qualche giorno avremo il piacere e l'onore di intitolare una piazza a Falcone e Borsellino. Grazie per l'applauso, anche perché sapete tutti che abbiamo trovato delle piccole contrarietà, non in ordine al rispetto e della memoria dei due giudici, ma perché abbiamo compromesso il rapporto della città di Campobasso con i Savoia. Ovviamente lo abbiamo fatto con argomentazioni e motivazioni assolutamente importanti, ma non è di questo ovviamente che voglio parlare, ma lo volevo comunque annunciare perché mi sembra in linea con quella che è il tema della serata. Mi fermo qui, sarò in ascolto per sentirvi e per approfondire la conoscenza del libro. Mi permetto di omaggiare, sono anche presidente della provincia, di omaggiare la vostra presenza a Campobasso con un libro che parla della provincia di Campobasso, del palazzo e della storia della provincia di Campobasso, nella speranza che troverete interessante questo volume. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie al sindaco di Campobasso. Io in apertura voglio fare un ringraziamento a una persona che qui non c'è ma è come se ci fosse, ed è uno dei tantissimi emigranti del Molise. Sapete che ne abbiamo 900.000 in giro per il mondo. Uno di loro vive a Toronto da 40 anni, fa il giornalista ed è la persona che ci ha aiutato a promuovere questo evento, quindi ringrazio davvero Vesichilli per la sua attenzione, per il suo amore verso il Molise e perché mostra continuamente questo attaccamento così come tanti molisani. Due parole iniziali per ringraziare l'AMPI del Molise, l'AMPI nazionale, per le attività che svolge, per aver voluto condividere la promozione di questo appuntamento, di questo incontro di stasera. Un ringraziamento a Libera contro le mafie che ha aderito, e qui con noi l'associazione Giuseppe Tedeschi è una delle associazioni cofondatrici di Libera. L'altro ieri eravamo con Davide Bati a Potenza proprio per ragionare su una serie di questioni. E oggi mi fa piacere dire a tutti, dire anche a Nicola Gratteri, a Antonio Nicaso, che questa associazione nata 15 anni fa è intitolata a un emigrante del Molise originario di Jersey che venne ucciso esattamente 42 anni fa in Argentina dagli squadroni della morte. E proprio oggi, a distanza di 42 anni, Buenos Aires gli intitola una scuola per ricordare la sua opera, la sua attività, le sue funzioni in favore delle persone più povere e più umili. L'associazione Giuseppe Tedeschi si occupa di questi argomenti, dall'accoglienza dei migranti alle attività che promuoviamo adesso per chi rientra dal Venezuela, facciamo un po' di iniziative, dalla colletta alimentare, cose molto molto semplici, molto sobrie, ma che tentano nel limite del possibile di fare delle attività. Tra le altre attività anche la promozione dell'iniziativa di questa sera
su una materia che è una materia estremamente importante. E io qui voglio esprimere un ringraziamento al magistrato Nicola Gratteri, che è uno studioso, esperto, uno dei principali a livello mondiale della Ndrangheta calabrese, il professor Antonio Nicasso, perché con le loro opere, e in particolare anche con quest'ultima opera, ci aiutano a scoprire uno dei mondi più misteriosi, cioè, nel senso che c'è un inversamento proporzionale, mentre la mafia siciliana, sicilo-americana e anche la camorra sono stati oggetto di inchieste, c'è cinematografia, ci sono pubblicazioni, ci sono libri, c'è una diciamo, attività che è stata realizzata nel corso degli anni. Sull'Ndrangheta c'è oggettivamente come una zona d'ombra, come se fosse una mafia minore, come se fosse meno pericolosa, e quindi si è dedicato anche meno tempo a indagarne il fenomeno, a cercare di risalire alle origini del perché è nata e come è stato possibile che una delle realtà più depresse del nostro paese, se pensiamo alla zona di San Luca, la zona dell'Aspromonte, possa oggi rappresentare uno dei cartelli criminali più potenti del mondo, che fattura decine e decine di miliardi, che riesce ad avere una presenza pervasiva, diffusa in tutti i continenti, che è riuscita ad essere anche più forte delle mafie più blasonate e riesce ancora a mimetizzarsi, a essere quasi trasparente, a non essere oggetto di un'attenzione, nemmeno da parte dell'opinione pubblica, del mondo della cultura e quant'altro. I libri che sono stati pubblicati nel corso di questi anni da Antonio Nicasso, da Nicola Gratteri, ci aiutano ad entrare e conoscere meglio questo mondo, aiutano la magistratura, le forze dell'ordine, tutti coloro che si devono cimentare con questo tipo di impegno. In particolare, in quest'ultimo libro, Storia segreta dell'Ndrangheta, il libro compie un lavoro che è un lavoro, diciamo, molto meticoloso, attento, che parte dalle origini del come più di due secoli fa nelle carceri borboniche si possa essere avviata questa attività. Ne segue l'evoluzione, perché per un periodo l'Ndrangheta erano pastori, erano una parte, diciamo, un po' meno acculturata, fino a diventare i colletti bianchi di oggi, che operano nelle borse a livello mondiale e si sono riusciti a trasformare, ad affermare in maniera spietata in giro per il mondo. Il libro fa questo passaggio e aiuta anche chi non conosce minimamente questo mondo a entrarci dentro e a capirne anche come sia stato possibile che, mentre altre mafie hanno avuto ad esempio attraverso il fenomeno dei collaboratori di giustizia, dei venditi, anche una permeabilità, questa mafia è quella più, diciamo, chiusa, quella più arroccata, e il libro cerca di individuare le ragioni, se le volete anche le ragioni di carattere culturale, che hanno determinato sostanzialmente poi l'affermazione di questa mafia rispetto anche alle altre. E il fatto che ci siano appuntamenti, incontri anche di questa natura, è anche difficile che entrambi gli autori possano essere presenti a delle iniziative, perché il professor Nicasso insegna nel Nord America, sapete gli impegni del dottor Gratteri. Noi stasera qui abbiamo l'opportunità e la fortuna di poter avere entrambi gli autori, non solo di questo libro, di una serie di pubblicazioni proprio sull'Ndrangheta. Io li ringrazio, così come ringrazio tutte le autorità civili, militari che sono arrivate e sono qui con noi, a dimostrazione che c'è una grandissima attenzione e che c'è un pezzo del paese che, nonostante tutto, nonostante tutti, vuole ancora continuare a credere che quello che è riportato nel libro, cioè che alla fine questi dopo 200 anni hanno superato i Borboni, l'Unità d'Italia, due guerre, il fascismo, la prima, la seconda, la terza repubblica, e sono sempre lì, come a dire, come mai che questi sono sempre lì e sono sempre più forti. Stasera nel nostro piccolo noi cerchiamo di dimostrare che c'è anche un pezzo d'Italia che si ostina a credere che prima o poi questi la vorranno smettere di stare lì. Thank you.